In pratica, poi dovremmo solamente andare su una cabina e per me la missione di Superman sarà completata. In che senso completata, starete dicendo voi? Beh, non mi serve lo zaino del Daily Planet, quelle cose lì, anche se riesco lo sblocco, uno zaino in più. Mi serve solamente Superman, quindi anche il mantello e Clark Kent, che userò di meno rispetto a Superman, però lo userò. Perfetto, c'è un tizio che sta facendo cose un po' strambe lì. Noi nel dubbio lo spariamo. Quello sta facendo dab da gentiluomo, quindi un season 5, spariamolo. Non so perché. Ma che? Ma questo è un OG! Ufre! Vai però, dai, troppo tempo ci sta mettendo. Vai, vai, non vedo l'ora. Non vedo l'ora. E perché sono così eccitato, state dicendo voi? Beh, mi piace un sacco Superman. Niente di che. Quindi, per sbloccare Clark Kent, io farò... Allora, o andiamo in due città vicinissime. Dai, no, andiamo a Gatto Grill e poi ci spostiamo a Brughiere, se riusciamo a sopravvivere. Cioè, se troviamo una macchina, magari sarebbe il massimo. Così riusciremo finalmente a sbloccare quella tanto agognata skin. Una delle skin più belle, a parere mio, una delle skin crossover più belle. E niente. Pixel Squad, se stai guardando questo video, io ti saluto. Fammi sapere se anche tu hai sbloccato la skin di Superman, dato che non ho avuto il tempo in tutti questi tentativi di completare le missioni, di vedere i video. Magari l'hai sbloccata e non lo so io. Quindi niente, te lo chiedo. Quindi, Gatto Grill l'ho visitato o sbaglio? Scendi. Sì. Adesso andiamo a Brughiere Brumose. Però ci serve un'automobile. Eccola. Speriamo non abbia una ruota. Come si chiamava? Vabbè, non mi ricordo. C'era tipo un termine per indicare quegli oggetti gialli che stanno sulle ruote. Ah, ganache, ecco. Solo che ha visto Cars può capire. Allora, stiamo per arrivare alla città Brughiere Brumose, invasa dagli alieni purtroppo, ma chi se ne frega? Perché se arriviamo a Brughiere Brumose sblocchiamo Superman, Clark Kent, quindi. Poi dovremo per forza uscire. Sì! Perfetto. Benissimo! Abbandono la partita. Abbiamo ufficialmente il buon Clark Kent. Scusate se lo pronuncio con questa pronuncia maccheronica, però fa niente ragazzi. Non ci sono ci sono pochi inglesi che guardano i miei video, quindi fa niente. Benissimo, Clark Kent. Allora, adesso andiamoci ad organizzare. Non voglio utilizzare alcuno zaino, ragazzi. Di piccone siamo costretti ad utilizzarne uno e useremo questo, perché è quello che mi piace di più. Deltaplano fa niente, usiamo questo che so. E di caduta chi se ne frega pure qua. Però dobbiamo usare Clark Kent. Benissimo, adesso tecnicamente dovremo andare in una stazione e semplicemente stare lì, o sbaglio. Per questa qui, dove posso andare? Vabbè ragazzi, noi andiamo a... Vabbè, poi vedremo in base a che città staremo più vicino. Comunque, vediamo quanto è figo Clark Kent, muscolosissimo. L'uomo d'acciaio, che io l'uomo d'acciaio me lo devo vedere, perché penso che mi piacerà molto come film, dato che adoro i supereroi e adoro in particolare Superman, anche se preferisco Batman. Però preferisco anche la Marvel alla DC. Cioè, infatti, alcune volte faccio dei paragoni, tipo paragono Capitan America a e vabbè, Cap
Va bene sto piccone. Paragono Capitan America a Superman per il comportamento. Paragono Iron Man a come si chiama? A Batman per il comportamento, per cosa gli è successo, visto che sono tutti e due miliardari, sono tutti e due un tantino arroganti, diciamo così, va. Allora, dove sta? Ecco qui. Andiamo a Corso Commercio. Corso Commercio. Andata. Solo che non ho pingato bene. Vabbè, pinghiamo là, fa niente. Cioè, tanto lì sta sempre. Allora, perfetto, dovremmo esserci. Vabbè, teniamo sto ping. Non voglio stare sulla nave. Basta! Sono il signor Superman. Perfetto, 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 perfetto. Non ci credo, non ci credo. Dov'è? Dov'è la cabina? Dov'è la cabina? No, dov'è? Ma era qui. Questi visitatori hanno davvero buon gusto. Ma io sto vicino o no alla cosa? A quanto pare tutti sono qui per l'incarico. Dov'è? Dov'è? Eccola! Perfetto! Come faccio? Come faccio? Come faccio? Questa è la cabina. Buonanotte. Io voglio farmi ci voglio. Sei un infame! Vergognati! Mannaggia però, io lo volevo sbloccare mo. Mannaggia, questo non ci voleva. Scusate se avevo un attimo lasciato. Va bene ragazzi, comunque adesso penso che andremo in un altro posto, meno affollato, diciamo, perché Corso Commercio è affollatissimo, diciamo, quindi andiamo da un'altra parte. Comunque cavolo, mi faceva entrare, ma c'è qualche problema. Allora. Ehi! Va bene, ok, facciamo amicizia con questa Lara Croft. Sono un po' confuso. Ma che bel ballo che tiene questa. La signora ninja, poi c'è. Va bene, dove sta? Andiamo a Vivaio Verdeggiante, anche se ci sta un sacco di gente, ma sti cavoli. Sta in un posto un pochino isolato, diciamo. Perfetto, pingato, diciamo, alla perfezione. Anche se non è vero, ma non fateci caso. C'è un'altra persona. Io penso che ci farò amicizia. Perché, per favore, dai, fatemi fare la missione. Eccola! Eccola! L'ho vista. Forza. Forza. Vai. Sono Superman, ragazzi! Sono ufficialmente il signor Superman, però non diventiamo Clark Kent, non so perché l'ho fatto. E ragazzi, oggi siamo l'uomo d'acciaio, perfettamente, super, perfettamente. Va bene. E l'uomo d'acciaio è ricco e si guida la Ferrari, benissimo. Corriamo come dei pazzi sgravati. E penso però che adesso vorrei andare a vedere l'armadietto, vorrei sistemarmi. Vabbè. Ok, vediamo se l'uomo d'acciaio è anche forte come si vede nei film. Ma lo serve. Vabbè, sono morto però. Cioè, volutamente, che devo dire, voglio tornare al menu. Non ci credo. E l'uomo d'acciaio non perdona. Vabbè. Ragazzi, sono super euforico. Abbiamo finalmente Clark Kent. E anche Superman. Quindi, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video.